Serge, ti dovrei parlare. La prossima settimana è il compleanno di Giulia. Come regalo di compleanno vorrei iscriverla a pattinaggio. Ne sarebbe entusiasta. Cosa ne dici? Ne abbiamo già parlato. Non ho intenzione di parlarne ancora. Lo sai cosa ne penso. Ma cosa ti succede? Non ti riconosco più. Non insistere, per favore. Ok? Ma adesso dove vai? A fare un giro. E ciao Enrico, sono Martina. Scusa se ti disturbo a quest'ora, ma ho un grosso favore da chiederti. Possiamo incontrarci? Domani, per esempio? Ok, grazie mille. Ciao Martina. Ciao, grazie mille di essere venuto. Ma figurati, se posso fare qualcosa per voi lo faccio volentieri, lo sai. Spero non sia nulla di grave, sembravi un po' scossa al telefono. Mia figlia Giulia vuole iscriversi a pattinaggio sul ghiaccio, sarebbe proprio il suo sogno. Però Sergio non vuole, si è intestardito e non capisco perché. Quello che volevo chiederti è se tu che pattinavi potessi parlargli. Deve avere qualcosa contro i pattini. Proverò a parlare io, cercare di capire cosa c'è che non va. E soprattutto convincerlo che è giusto che Giulia insegua i suoi sogni e le sue aspirazioni. Domani lo incontrerò in conservatorio e approfitterò per parlargli. Grazie, mi fai un favore enorme. Ciao Sergio, scusa il ritardo. Ciao. C'è qualcosa che ti preoccupa? Io e Martina abbiamo litigato ancora. Si tratta di Giulia. Io non voglio iscriverla a pattinaggio. Ne abbiamo parlato mille volte con Martina. Sì, Martina me ne ha parlato. Sì, immagino. Però, scusa se te lo chiedo, ma come mai sei ancora così contrariato? Conoscendoti ancora per la storia di Elisa. O sbaglio? Certo, sì. Come potrebbe essere altrimenti? Ma dopo quello che abbiamo vissuto, io devo permettere a Giulia di correre un rischio del genere. Sì, Sergio. Però non puoi prendertela con Martina. Martina lo fa solo per vostra figlia. Ma no, certo, non ce l'ho con lei. Ti ricordi quando pattinavamo noi? Però non è la stessa cosa. Non te lo perdonerà mai. E tu vivrai con rimorso per tutta la vita. Sergio, sarò sincera. Se non le scrivi, non te lo perdonerà mai. Anche dopo quello che ti è successo, Elisa, sei sicura? Per quanto l'incidente sia stata un'esperienza orribile e non posso più pattinare, è stata comunque un'avventura bellissima che farei altre mille volte. Mi ha insegnato ad avere coraggio, a non avere paura delle cadute e a rialzarmi sempre. Ha rafforzato molto il mio carattere e la mia autostima. Non so come spiegarlo. È una sensazione bellissima, indescrivibile. Quando pattinavo e saltavo in aria mi sentivo libera come una farfalla. Lo sai, è la frase che ha detto Giulia questa. È la scelta giusta, devi scriverla. Per ora ti devo salutare perché devo andare ad allenarmi. Un saluto, ciao. Grazie Lisa. A presto, ciao. Aspetta, prima di soffiare, esprimi un desiderio. Magari questa volta. Auguri! Guarda un po' cosa c'è qua. Vai, per te. Grazie. Insomma, ti puoi iscrivere a pattinaggio. Grazie, è il regalo adesso... più bello che potevate fare. Che bello, hai visto? I desideri. A Giulia. Vieni Giulia!
sei bravissima! Nonna Giulia, mi iscrivi a pattinaggio sul ghiaccio? Vedremo, ma bisogna vedere se i tuoi genitori sono d'accordo. Sarei molto felice di insegnarti i segreti del pattinaggio, ma ti avviso, sarò molto esigente.